occasione di questo nuovo video abbiamo deciso di mostrarvi in anteprima i prodotti di Casa Asso per il 2022. Ho deciso di portare con me quest'oggi tre canne per farvi vedere come sia duttile e versatile la Casa Asso quando si parla di surf casting, beach ledgering e pesca a fondo o comunque per la ricerca dei predatori, che sia dalla spiaggia o dalla scogliera. Quindi andiamo a vedere insieme tre soluzioni differenti. Parliamo per l'appunto della prima soluzione che ci permette di fare la Casa Asso. Parliamo del surf casting. Questo mulinello è stato caricato con un monofilo hard skin asso, monofilo adatto per la lunga distanza, molto fluido. Ciò ci permette di resistere il più possibile agli attriti in fase di recupero e quando peschiamo, come in questa occasione, in fondali semimisti. È un monofilo soprattutto adatto per i mulinelli. Caricato il nostro filo, passiamo allo shock leader. Asso Taped Shock Leader. Uno shock leader studiato per la lunga distanza, molto fluido, quindi ci permette di raggiungere grandissime distanze. Lo troviamo in tre colorazioni e per il 2022 con una colorazione Pink Solid. Una nuova tecnologia adottata dalla Casa Asso che permette di avere un filo in pesca completamente invisibile nei primi metri sott'acqua. Ok, passiamo alla parte terminale. La Casa Asso ci propone per il surf casting un fluorocasting, un fluorocarbon 100%, con un peso specifico molto alto che permette all'esca di abbassarsi molto velocemente. Un fluorocarbon molto morbido che ci permette di fare nodi precisi e avere un'invisibilità totale in acqua. Parliamo invece del beach ledgering, una seconda opzione di pesca che tanti pescatori adottano. La grande quantità del materiale e la varietà delle misure ci permettono di adottare gli stessi monofili che abbiamo visto per il surf casting anche nel beach ledgering. Questa volta invece voglio parlarvi di un altro fluorocarbon destinato ai nostri terminali, Invisible Clear. Un terminale anch'esso 100% fluorocarbon con una rifrazione pari a zero, quindi praticamente invisibile nei primi metri d'acqua anch'esso. Una elasticità che permette nodi perfetti, adatto sia a chi fa gare, ma anche ad amatori che magari vogliono fare qualche cattura in più. Vediamo una terza soluzione per gli amanti del rock fishing e della pesca tradizionale a fondo, che sono un po' distanti dal surf casting o beach ledgering e utilizzano per l'appunto fili diretti. L'asso hard skin è presente anche in monofili diretti con tre colorazioni differenti, quindi quando siamo a casa e stiamo preparando la nostra attrezzatura abbiamo la possibilità di scegliere le nostre bobine a seconda delle nostre esigenze ed è per questo che a mio parere Asso si presenta con una marcia in più rispetto agli altri marchi, in quanto con tre colorazioni differenti abbiamo la possibilità di scegliere tre soluzioni differenti. Asso hard skin in questa soluzione 0,40 diretto per la ricerca dei predatori sia dalla spiaggia che in scogliera, dal porto, dove volete, con una colorazione bianca. E per finire tre soluzioni in fluorocoated. Vi ricordo che il fluorocoated è un nylon ricoperto di fluorocarbon che nasce per resistere meglio agli attriti durante la pesca. Tre soluzioni in casa Asso: il Sentinel, che nasce per essere super sensibile anche nelle lunghe distanze durante la pesca; il Surf FC, che nasce invece per chi deve raggiungere lunghe distanze in pesca; e infine, ultimo ma non ultimo, il Pink Hunter, nuova tecnologia in casa Asso, una rifrazione pari a zero con questa nuova tecnologia che permette di avere un filo, anzi un fluorocoated, nei primi metri di sott'acqua completamente invisibile al pesce. Queste le tre novità fluorocoated per il 2022 in casa Asso.